Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovati per questa puntata di Crescere per Educare, esattamente la numero 266. Siamo dunque qui in questo mercoledì 18 di maggio per fare una piccola, semplice riflessione sulla realtà del mondo adolescenziale. Noi ci teniamo tanto e dunque siamo qui perché conoscere un po' di più gli adolescenti ci permette di educare con quella consapevolezza che fondamentalmente fa la differenza. Dunque io direi che possiamo subito iniziare questa nostra trasmissione dando naturalmente come sempre degli spunti di riferimento per approcciarci meglio alla realtà dei nostri carissimi adolescenti, che poi in realtà è anche mettere in discussione la nostra vita. Beh, vorrei allora in questa puntata dare dei semplici spunti. Di cosa hanno bisogno gli adolescenti? Ecco, questa è una bella domanda. Gli adolescenti fondamentalmente hanno bisogno di alcune risposte. Abbiamo già detto in altre puntate che gli adolescenti non sono dei problemi, ma sono delle domande. E innanzitutto la domanda di amore e di accettazione. Questa domanda, che è una domanda tra virgolette ontologica, è quella che crea la confidenza. La confidenza emette una corrente elettrica tra un ragazzo e l'adulto. La confidenza fa sì che il cuore si apra, fa sì che fanno conoscere quello che sentono, quello che pensano, che possono soprattutto manifestare le loro fragilità e anche le loro immaturità. Perché è solo in questo modo che poi un essere umano cresce e trova la strada per poter dire sì, io ho bisogno che tu, padre, madre, mi sia vicino, perché in questo momento mi sento estremamente confuso, o mi sento smarrito, o mi sento giù di corda, o mi sento incapace, o mi sento assolutamente in colpa o indegno di rivolgermi a te dopo quello che ho fatto e dopo quello che ti ho detto, che non è assolutamente vero. Per cui il concetto è: il valore della persona è dato dall'accettazione della persona a 360 gradi. Se io di una persona accetto soltanto le cose che mi piacciono, vuol dire che non la amo. Dio ci ama non soltanto quando ci comportiamo bene, ma ci ama ancora di più e ci viene a cercare proprio quando non ci comportiamo bene. Perché amare vuol dire desiderare il bene dell'altro, per cui vuol dire mettere l'altra persona nelle condizioni di poter crescere, di potersi avviare verso il progetto felicità, di poter in qualche modo trovare finalmente quella strada, quel sentiero che lo metterà nelle condizioni di essere una persona pienamente realizzata. Ed è per quello che questa accettazione passa soprattutto tramite l'ascolto. L'ascolto che non è giudicare, ma è la disponibilità a voler comprendere il mondo interno del figlio senza ovviamente giustificare i comportamenti negativi. C'è quella bellissima frase che io ripeto spesso ai genitori che vengono da me in difficoltà più o meno grave, che i genitori sono quelle persone che fanno la cosa giusta quando i figli fanno quella sbagliata. Ed è una frase molto vera, perché noi effettivamente dovremo esattamente fare questo. E dunque l'ascolto, in questo caso, è dare un nome. Quando noi diamo un nome, cari amiche, cari amici di questa piccola radio dal cuore grande, quando noi diamo un nome abbiamo già fatto tantissimo. Abbiamo fatto una cosa fondamentale. Diamo la possibilità a una persona di sapere che cosa c'è, se quella cosa che è lì dentro va bene, se quella cosa lì dentro va rimossa, va guarita, va presa in carico, va elaborata, va trasformata, insomma, capita tutto questo. Ed è proprio per questo che l'adulto
dovrebbe essere la persona che aiuta l'adolescente a modificare i propri comportamenti disfunzionali, cioè quelli che alla fine gli impediranno di diventare una persona veramente realizzata. E l'adulto dovrebbe essere, nel contempo, la persona che favorisce il processo di maturazione, perché la maturazione è veramente un processo e direi che di tutti i processi che noi abbiamo è probabilmente il più impegnativo e oltretutto quello che ci attraversa per tutta la vita. Dunque, quando un adolescente può dire quello che veramente sente, può dire quello che veramente pensa, quando avrà la certezza che sarà ascoltato senza essere giudicato, criticato, messo in ridicolo, deriso, allontanato, bene, lì abbiamo vinto la battaglia dell'educazione. La battaglia dell'educazione è quando si crea confidenza e quando si crea questa relazione intima e quando c'è questa profonda connessione empatica tra gli esseri umani. Però attenzione, l'ascolto non è fine a se stesso, perché l'ascolto non è una cosa così che io ti do e finisce tutto lì. No, l'ascolto è la base per un dialogo costruttivo. Ed è per quello che da questo punto di vista c'è quella bellissima immagine che dice che i nostri ragazzi, le nostre ragazze, no? I nostri figli, le nostre figlie hanno bisogno fondamentalmente di tre azioni diverse nel corso dell'educazione. La prima è quando tu fondamentalmente ti metti a fianco a loro e con la vicinanza condividi il tuo viaggio e dunque crei quella particolare situazione dove tu puoi davvero entrare in quell'ascolto simpatetico, si dice, dove lo stare insieme ci fa stare veramente bene. Cioè proprio è quell'ascolto veramente bello, profondo. Poi c'è il momento in cui però bisogna mettersi davanti. Come la guida alpina, bisogna che l'adulto sia colui che testimonia che la vita è bella, che i sogni possono diventare dei progetti, che l'amore è possibile, che il perdono è possibile, che è possibile rialzarsi dopo il più incredibile dei capitomboli. Quando allora noi facciamo questo, cosa facciamo? Diamo ai nostri ragazzi la possibilità di indicargli come si affronta il viaggio della vita, poi loro lo affronteranno a modo loro, perché hanno la loro personalità, hanno i loro talenti, hanno la loro età, hanno qualcosa che noi non abbiamo, le tecnologie, le opportunità di lavoro, insomma ogni tempo offre qualcosa di diverso. Però io ti insegno come, attraverso un sentiero che io stessa madre, io stesso padre, ho percorso prima di te e che naturalmente anch'io ho dovuto imparare a percorrere, perché non è che le cose, insomma, si nasce imparati, lo dico sempre, nessuno di noi, vero, nasce imparato. Poi c'è un momento in cui invece bisogna mettersi dietro e questo è il momento forse più difficile, perché è il momento in cui i genitori si devono allontanare loro, ancor prima che lo facciano gli adolescenti. Sono loro che dovrebbero dare quel margine di spazio che si chiama intraprendenza, si chiama autonomia, e dire bene, adesso tocca a te. Ti ho fatto vedere come si fa, abbiamo creato un rapporto di confidenza e adesso mi metto dietro. La cosa interessante è che queste tre, diciamo, posizioni in realtà sono continuamente tra di loro intercambiabili, cioè non è che nei primi 10 anni ne è una, negli altri 5 ne è un'altra, negli ultimi 5 l'altra ancora. Detto in altri termini, un adolescente può sempre avere bisogno di vicinanza, un adolescente può sempre aver bisogno di qualcuno che è davanti a un qualcosa che non ha ancora, un sentiero nuovo che non ha mai percorso, vedi l'innamoramento, pensiamo ad esempio all'innamoramento, pensa alla sessualità, percorsi nuovi che non hanno mai percorso, avrà sempre bisogno di qualcuno che davanti a lui gli faccia da guida. Però un'altra cosa molto importante è che gli adolescenti hanno bisogno di sane regole e di chiari confini. Io ci tengo molto a dire, perché qua sembra che regole e confini psicologici non debbano esistere più, quasi siano più un problema che una risorsa.
E invece noi sappiamo che senza confini e senza regole l'essere umano è completamente disorientato, cioè non sa assolutamente come procedere nel viaggio della vita. Noi abbiamo bisogno di un nord, di un sud, di un est e di un ovest. Noi abbiamo bisogno di una meravigliosa bussola dei valori attraverso cui orientare il cammino della nostra vita e attraverso cui capire in che modo soprattutto affrontare il viaggio della vita. Il confine è il senso del rispetto per me stessa, per me stesso, cioè noi dobbiamo insegnare ai nostri adolescenti che c'è un confine invalicabile e si chiama rispetto. Il rispetto è davvero un confine fondamentale, innanzitutto per se stessi, per se stesse, perché se un ragazzo o una ragazza non rispetta il suo corpo, non rispetta la sua intelligenza, non rispetta il suo cuore, non rispetta la sua dignità, non rispetta il suo progetto di vita, non rispetta i suoi talenti, farà uno sgambetto a se stesso. La mancanza di rispetto che cosa crea? Crea sempre una ferita, crea sempre un disequilibrio, crea sempre uno stato di disordine. La mancanza di rispetto non è mai un qualcosa di positivo e quando dico mai intendo dire proprio mai. E dunque il confine è questo e poi c'è il confine tra me e l'altro. Ovvero sia, bisogna che ognuno impari a creare una sua quota di autonomia, bisogna che ognuno essere umano impari a crearsi un suo spazio psicologico di libero movimento e poi condividere questo spazio insieme ad altri esseri umani. Il confine è il rispetto per gli altri. Io non posso invadere gli altri, non posso usare gli altri non sono degli oggetti, le persone non vanno usate, le persone vanno amate. Con le persone si crea un rapporto, con le persone non si crea un contratto. Le persone non sono degli utili, non servono a rendere utile la mia vita. Le persone servono ad arricchire la mia vita, ad espandermi, ad entrare nella profondità e nell'altezza dell'esistenza umana insieme a quello che altri esseri umani hanno sondato e incompreso un po' di più del grande mistero della vita. Perché questo dovrebbe essere la funzione dei confini. Non solo, i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno bisogno di essere ispirati. Ecco, questa è una cosa, guardate, fondamentale. La stiamo un po' dimenticando. Hanno bisogno di essere ispirati con la testimonianza di persone nobili e coraggiose. Ripeto, di uomini e donne nobili e coraggiose. Hanno bisogno, cioè, di essere edificate. Quando io vedo i ragazzi e le ragazze vanno alle medie, che è un passaggio molto delicato su cui vorrei che ci fosse un po' più di attenzione da parte di tutti, perché ripeto, i 3 anni delle medie sono uno switch, un cambiamento molto delicato, perché veramente il bambino e la bambina si trasforma in ragazzo e ragazza, ma non è ancora con la mente e con la capacità di maturità di un ragazzo e di una ragazza di 14-15 anni che anche lì non è ancora completamente maturo. Dunque è completamente condizionabile dall'ambiente esterno. Io ho visto tanti ragazzi rovinarsi proprio nei 3 anni delle medie, proprio perché non hanno trovato un ambiente che ha dato loro che cosa? Quella testimonianza di nobiltà, ma ambienti degradati, ambienti dove si bestemmia, ambienti dove ci si droga, ambienti dove si fa sesso nei bagni di nascosto, insomma ambienti di ogni genere. Credetemi che la realtà è molto più cruda di quanto non possa venire descritta nei giornali o nelle televisioni. La realtà del mondo giovanile è molto più cruda, lo ripeto per l'ennesima volta, di quanto noi non possiamo immaginare o di quanto un genitore non vorrebbe, tra virgolette, immaginare. E dunque se noi non diamo loro questo, praticamente li perdiamo. Noi abbiamo bisogno, ecco perché hanno gli idoli, ecco perché hanno la loro Chiara Ferragni, hanno il loro rapper, hanno la loro band, hanno la loro attrice, la loro serie televisiva. Perché? Perché sono delle fonti di ispirazioni, no? È una cosa che proprio è dentro i ragazzi e le ragazze. Infine hanno bisogno di entrare in contatto col principio di realtà, cioè hanno bisogno di sapere esattamente come funziona la vita. La vita è come la matematica, dico sempre ai miei ragazzi e alle mie ragazze. Guardate, voi pensate di poterla far franca, però ricordatevi che 2 più 2 farà sempre 4. Per cui la matematica non ti fa sconti. La matematica ti dice le cose per quelle che sono e se tu non conosci la realtà della vita, ti presenta il conto. Perché guardate che la vita, noi non ce ne rendiamo conto, segue la legge del boomerang.
Per cui quello che noi seminiamo, quello che noi facciamo è quello che praticamente ci viene incontro. E siamo dunque arrivati alla fine della 266esima puntata di Crescere per Educare. Come vi avevo detto, una puntata breve, però non per questo meno densa di contenuti su cui riflettere. Io vi ringrazio della vostra presenza e naturalmente vi do appuntamento tra 15 giorni per un'altra puntata di Crescere per Educare. Grazie della vostra presenza e naturalmente il viaggio continua.